Sigla, vai! Ciao, siamo i ragazzi del vlog! Cari amici, oggi siamo qui, dove sono? Nello studio di Umberto Galimberti. Guardate che bello! Questo è un pezzo della storia della psicologia italiana, perché gli farò un'intervista sul suo ultimo dizionario di psicologia. Ecco, attenzione, perché in sala d'attesa, tra le varie riviste, Umberto c'ha la collezione di psicologia contemporanea. Questa è una delle biblioteche di Umberto Galimberti. Guardate quanti libri, mamma mia, quanta cultura. Stiamo scegliendo il set dove girare. Probabilmente quell'angolo sarà quello predestinato. Come ci si sente, Patrick, a essere seduti davanti a Luca Mazzucchelli al posto di Umberto Galimberti? Non so quali delle due cose mi renda più felice, sinceramente. Forse, cioè, stare seduto vicino a Luca Mazzucchelli per me è un grande onore. Bravo, Sei un po' emozionato. Tantissimo, tra l'altro questa cosa puntata in faccia e... ti mette a tuo agio. Le luci della ripresa. Esatto. Un dizionario oggigiorno, sì. Che tutto va online, che c'è Wikipedia, ci sono i siti internet con ognuno che dice la sua. Qual è il valore che secondo te può avere invece uno strumento come questo per il professionista o anche per il curioso che però vuole delle notizie di un certo tipo? Ecco, Luca Mazzucchelli, mentre fa una delle sue attività principali. Sto finendo di mettere un post su Instagram, scusami. Scusate, era un momento molto privato di Luca che abbiamo invaso. Siamo una bella coppia, io mi metto pronto. Sì, molto. Infatti secondo me dovreste fare cosa assieme. Stai registrando? Sì. È il packaging time. Vediamo cos'è, che libro è. Cancro, la linea di partenza per la tua rinascita, della mia amica Mara Mussoni. Bella dedica, Mara, tutti sanno che una cosa è impossibile, poi arriva uno che non la sa e la fa. Grazie. E già che si parla di porca miseria, qua è. No, io la tolgo sempre. Toglila. Oh, stai calmo, non ti giro. Oh. E già che parliamo di libri, vi consiglio anche questo che sto leggendo, molto interessante. Questo che sto leggendo, molto interessante, di Jorge Bucay, Lascia che ti racconti. Tante storie, aneddoti interessanti per imparare a vivere. Consigliato. Un sacco di unpackaging oggi. Voglio essere me quando il cambiamento dona una nuova via, di Arianna Rinaldi. Non lo conosco, gli darei un'occhiata. Quanto mi siete mancati, avevo perso la mia macchina, ma Michele, eroe, come l'ha portata. E ora il Mazzu Team è finalmente nuovamente online. Ci siamo, ci siete tutti? Ci siamo. Ecco, dite qualcosa, dai ragazzi, un po' di carica, oh! Cioè, niente, basta. Lavorano, c'è proprio una quando riescono a smettere di lavorare. E chi è che si è visto la puntata delle Iene su Italia 1? Mercoledì? Arrivati ragazzi. Sono arrivati. Le loro strade prendono direzioni diverse. Dov'è che sono arrivati? Il nostro primo incontro è con uno psicoterapeuta. Che grande. Indirizzare lui. Lo conosco, l'ho visto, lo conosco. Prego, chiacchiera un attimo e poi cerchiamo di capire come andare avanti. E mentre il ragazzo affronta la prima seduta con lo psicologo, il senso di protezione di Martina salta di nuovo fuori. Comunque, mezza giornata di registrazioni con le Iene e alla fine sono rimasti 7 secondi di scena madre per quello che mi riguarda. Allora, dottore, lui ha questa idea di non avere un problema, però si dice motivato a intraprendere un inizio di percorso per il bene nei confronti di Martina e quindi bisogna riuscire a fargli vedere che ha un senso questo lavoro su di sé. Quindi gli consiglierò sicuramente un centro nel quale possa essere accolto. Questo significa che non ci sono quindi solo centri per ragazze maltrattate, ma anche centri per uomini, ragazzi che maltrattano. Assolutamente sì, bisogna fare con loro un lavoro specifico sul riconoscere la violenza come una scelta. Poi però l'abbiamo fatto bene a preoccuparci. Assolutamente sì. E anche Martina dovrà... Basta, finito. Questa è la mia... Basta. Questa è la mia... Questo è ciò che è rimasto della mia parte. Abbiamo Mazzucchelli in versione tradizionale. Buongiorno a tutti. Vedere. Buongiorno a tutti. E adesso Mazzucchelli in versione
moderna, più alla moda. Allora tutti, allora votate, votate, Luca Longo mi preferisce con questi. Anche perché sono miei, quindi... Esatto, cioè, rispetto alla conformazione del mio viso, cosa dite? Cosa dite? Eh? Allora, like per Mazzucchelli tradizionale, cuoricino per Mazzucchelli in versione Luca Longo. Vedi, questo è il classico problema della paralisi decisionale. Quando abbiamo troppa alternativa, il nostro cervello va in paralisi. Spesso sono meglio menu brevi, ma intensi. E intensi, bello. Quindi scelgo io per te. Tu scegli un numero 4. Va bene, va bene, andato. Grazie. Sono arrivati dei pacchi di Babbo Natale e la Miki qua in ufficio fa l'unboxing. Cos'è questo? Sono la scatola che diventa una scatola archivio. Grande! L'arte di archiviare, concorso valido. Non trovi che sia benissimo? È scaduto il concorso, finiva il 28 febbraio. Base. Oh, guardate l'emozione, leggete l'emozione sul volto di Patrick. Potevamo comprare anche un taglierino forse. Tutto questo. Wow. Guarda l'effetto wow. L'effetto wow. Ta ta ta. Bene. Stampare. Possiamo stampare. Cara HP, ci puoi fornire delle cartucce gratuitamente? Grazie. E questa cos'è? C'è un'altra cartuccia, no? Qui abbiamo il ticket restaurant, va bene. Qua ci sono tante scatoline. Guarda che cosa è arrivato. Ma com'è che funziona? Quando è automatico. Sì, non spruzzartelo in faccia. Non sa niente. Bella Miki. Yeah. Così. Quello presa anche il color Mazzucchelli. Bellissimo, sì. Mi fai vedere il color Mazzucchelli. Il color Mazzucchelli. Grande. Proprio... Wow, c'è il vaso color Mazzucchelli. Il vaso Ming. Guarda che grazie. La garbagnate con furore. Oh, l'organizer. Che bello. E la cassettiera che è un po' grande. Vabbè, ci stanno. Ma sì. Sì, se fossimo degli gnomi. Buona Pasqua a tutti quanti, io sono qui al mare, temperatura perfetta oggi, anche se il mare è un po' mosso. Vi saluto con una novità, perché da settimana prossima cambia il palinsesto video su questo canale YouTube e sui miei canali social. Ci sarà un video al giorno, da lunedì al venerdì, alle ore 14 e non più la mattina. Facciamo un esperimento per tutto il mese di aprile, vediamo come va. Vi ricordo anche che fino all'8 aprile è in offerta il mio ultimo videocorso sul potere delle abitudini. È probabilmente il videocorso più bello che ho fatto ad oggi. Vi lascio nella descrizione di questo video i link per poter andarvelo a studiare al meglio. Ciao!